Assessore Calabrese, undicesima edizione di Comune Ricicloni in Campania, quali prospettive e quali risultati? Il risultato è sicuramente un risultato soddisfacente perché il Comune di Salerno si conferma il primo capoluogo di provincia della Campania con il 65,50% di raccolta differenziata. Le prospettive per il futuro sono quelle di migliorare la qualità dei materiali che noi andiamo a raccogliere in modo differenziato, perché poi alla fine è sulla base della qualità che i comuni ricevono anche i cosiddetti corrispettivi CONAI, cioè i soldini per ristorare i maggiori oneri della raccolta differenziata. Quindi è importante prestare attenzione anche a questo aspetto. Naturalmente siamo soddisfatti del risultato perché questo risultato arriva nonostante le difficoltà che ancora attraversa la Regione Campania nel settore della gestione dei rifiuti. In questi anni abbiamo vissuto l'impossibilità di poter intervenire nella riorganizzazione dei servizi a causa di un quadro normativo che spesso confusionario, in alcuni casi addirittura ci ha impedito di poter riorganizzare i servizi perché la competenza l'abbiamo mantenuta in regime di proroga. Quindi siamo ottimisti e soddisfatti e lavoriamo per il futuro a migliorare. Thank you.